Eccomi qua con un nuovo tutorial nel quale vi mostrerò come realizzare questo splendido scialle ai ferri con bordo all'uncinetto. Ha una lavorazione particolare in quanto si parte dall'angolo, poi si va con gli aumenti a crescere fino al centro dello scialle, che vedete delimitato proprio da questo stacco nel disegno. Una volta arrivate al centro, iniziamo con la seconda parte dello scialle con le diminuzioni, e man mano che lavoriamo i ferri del modello, pian piano arriviamo a ottenere la punta del nostro scialle. La forma dello scialle è a diamante, in quanto la metà dello scialle presenta queste due punte, una molto piccola sulla parte che va sulle spalle e l'altra più accentuata. Questo è un modello che ho trovato in rete, non è una mia creazione, io ho cambiato soltanto il bordo e nella info box includerò anche il link al sito in cui ho trovato questo modello. Il filo con cui ho realizzato questo scialle mi è stato fornito dallo shop Filati Romance di Lisa Davy. È uno shop online in cui potete trovare tantissimi bei filati e vi lascio le indicazioni con tutti i vari link nella info box sotto a questo video. Il filato che ho utilizzato per questo scialle è il canna da zucchero in viscosa, il che rende questo capo veramente morbido e luminoso. Ora vi lascio alla descrizione del filato e al tutorial per realizzare questo scialle. Come vi dicevo, questo che andrò ad utilizzare io si chiama canna da zucchero, è un filato 100% viscosa tratta proprio dalla canna da zucchero. Allora, si lava a mano una volta finito il capo con questo filo, poi i ferri all'uncinetto consigliati sono un 4-4,5. Come vedete ha anche una bella resa, perché per 50 grammi di filato si sviluppano 110 metri di lunghezza. Ecco qua, io adesso inizierei con il nostro tutorial e non mi resta che augurarvi buona visione insieme ai filati di Filati Romance. Dunque, per realizzare questo scialle utilizzerò un ferro leggermente più grande di quello consigliato in etichetta, quindi userò un ferro circolare da 80 cm di lunghezza totale, numero 5. Questo ferro circolare serve soltanto per contenere tutte le maglie man mano che aumenteranno. Ora, per iniziare il nostro scialle, userò questo, che è sempre un ferro 5 ma della lunghezza di 40 cm, per comodità. Montiamo 3 maglie. Primo ferro, passiamo la maglia come se dovessimo lavorarla al rovescio, ma non la lavoriamo, tenendo il filo sul davanti del lavoro. Poi lavoriamo al rovescio le altre due maglie. Una e due.
secondo ferro, passiamo la nostra prima maglia come se dovessimo lavorarla al rovescio, ma non la lavoriamo, teniamo questa volta il filo dietro e passiamo la maglia, la prima maglia. Dopodiché facciamo un gettato, un diritto, un gettato e nuovamente un diritto. Terzo ferro, che come tutti gli altri ferri dispari lavoreremo come il primo, quindi con il filo sul davanti passiamo la maglia come se dovesse essere lavorata a rovescio, in questo modo, e lavoriamo a rovescio le maglie successive, compresi i gettati. Quarto ferro, passiamo la maglia come al solito per il ferro pari, passiamo la prima maglia senza lavorarla con il filo dietro. Ora facciamo un gettato e lavoriamo due maglie insieme a diritto. Nuovamente un gettato e due maglie insieme a diritto. Quinto ferro, lavoriamo come il primo, con il filo davanti, passiamo la prima maglia senza lavorare, come se facessimo un rovescio, e lavoriamo al rovescio tutto il resto delle maglie che abbiamo sul ferro. Sesto ferro, passiamo la prima maglia con il filo dietro, in questo modo, poi facciamo un gettato e due insieme a diritto. In queste ultime due maglie del sesto ferro però non faremo di nuovo gettato e due maglie insieme a diritto, ma faremo un gettato, un diritto, un gettato e un diritto, perché nel sesto ferro avremo l'aumento di due maglie. Settimo ferro, ripetiamo come il primo, quindi con il filo davanti passiamo una maglia come se la lavorassimo a rovescio, dopodiché lavoriamo a rovescio tutto il resto delle maglie presenti sul ferro. Ottavo ferro, passiamo la prima maglia prendendola come se fosse un rovescio con il filo dietro, la passiamo senza lavorarla e ora lavoriamo un gettato e due maglie insieme
a diritto, un gettato, due maglie insieme a diritto, un gettato e due maglie insieme a diritto. Ecco qui. Da questo momento in poi continuiamo ripetendo solamente i ferri da 5 all'8. Quindi adesso ci troviamo sul ferro di rovescio e andiamo a ripetere il quinto ferro, che è in questo modo. Passiamo la prima maglia senza lavorarla, come se fosse un rovescio, con il filo davanti e a rovescio il resto delle maglie. Ferro successivo lo lavoriamo come il sesto e qui faremo gli aumenti. Quindi passiamo la maglia con il filo dietro, passiamo la prima maglia, dopodiché facciamo un gettato e due maglie insieme a diritto. Un gettato e due maglie insieme a diritto. Le ultime due maglie andranno lavorate in questo modo: un gettato, un diritto, un gettato e un diritto. Questo sarà sempre il ferro dei nostri aumenti. Il ferro successivo sarà quello del rovescio, quindi passiamo la prima maglia senza lavorarla con il filo davanti e al rovescio il resto delle maglie. Ultimo ferro della nostra ripetizione, che poi è l'ottavo di quelli iniziali, passiamo la prima maglia con il filo dietro, la passiamo come se fosse un rovescio senza lavorarla e poi lavoriamo tutte le maglie in questo modo, un gettato e due maglie insieme a diritto, un gettato e due maglie insieme a diritto, un gettato, due maglie insieme a diritto, un gettato e due maglie insieme a diritto. A questo punto della lavorazione, diciamo a metà scialle, io mi trovo con 110 maglie sul ferro per una lunghezza di circa un metro della parte superiore. Questa è la lavorazione che si ottiene man mano che si va avanti. Ora dobbiamo iniziare a diminuire e partiamo dal primo ferro rovescio. Io in pratica ho terminato con il quarto ferro dei nostri aumenti, la ripetizione per gli aumenti. Ora iniziamo con le diminuzioni,
passiamo a lavorare il primo ferro, che è quello sul rovescio. Come facevamo con i ferri degli aumenti, passiamo la prima maglia come se dovessimo lavorarla al rovescio con il filo davanti, in questo modo, e lavoriamo al rovescio tutte le maglie tranne l'ultima. Quindi iniziamo e arriviamo a lavorare l'ultima maglia. Ora ci troviamo all'ultima maglia e la passiamo senza lavorarla. La prendiamo come se dovessimo lavorarla a rovescio, come le altre, con il filo sempre davanti. La passiamo e voltiamo il lavoro. Il secondo ferro, che è quello sul dritto del lavoro, va lavorato in questa maniera. Facciamo le diminuzioni passando due maglie senza lavorarle, così. Una e due. Prendiamo il ferro di sinistra e lo passiamo davanti alle due maglie passate e poi lavoriamo al diritto tutte e due le maglie insieme. Facciamo un gettato e ripetiamo. Passiamo la prima maglia, passiamo la seconda, inseriamo il ferro sul davanti di tutte e due le maglie e lavoriamo insieme a diritto. Di nuovo gettato, passiamo, passiamo, inseriamo il ferro di sinistra sul davanti di tutte e due le maglie e lavoriamo insieme a diritto, che poi è un diritto ritorto perché vedete il ferro di destra rimane sul retro delle maglie. Continuiamo così finché non arriviamo all'ultima maglia di questo ferro. Ecco qua, passiamo per l'ultima volta le due maglie e le lavoriamo come abbiamo fatto in precedenza. L'ultima maglia la lavoriamo, allora facciamo sempre il nostro gettato dopo le due maglie lavorate insieme e l'ultima maglia la lavoriamo a diritto. Potete già vedere l'inclinazione delle nostre maglie lavorate insieme. Il terzo ferro va lavorato come il primo, quindi filo sul davanti, passiamo la prima maglia come se dovessimo lavorarla al rovescio e lavoriamo al rovescio tutte le altre maglie ed esclusione dell'ultima. Ecco qua, lavoriamo la penultima maglia a rovescio e l'ultima la passiamo senza lavorarla. Quarto ed ultimo ferro della ripetizione, lavoriamo in questo modo. Passiamo la prima e la seconda maglia. Inseriamo il ferro di sinistra sotto le due maglie e lavoriamo a diritto. Dopodiché facciamo il nostro gettato. Di nuovo passiamo, passiamo, inseriamo il ferro di sinistra
dietro tutte e due le maglie e lavoriamo a diritto. Gettato. Continuiamo a lavorare in questo modo fino alle ultime tre maglie. Metto qua, prendiamo, lavoriamo insieme le ultime due maglie delle ripetizioni, facciamo il nostro gettato. Adesso abbiamo le nostre ultime tre maglie sul ferro, passiamo la prima, lavoriamo queste due, le ultime due insieme a diritto, prendiamo la maglia passata e la accavalliamo sulla maglia lavorata. In pratica abbiamo fatto una cavallata doppia e abbiamo diminuito di due maglie il numero di punti. Da questo momento in poi basterà ripetere sempre questi quattro ferri, partendo dal primo del rovescio, fino a quando, diminuzione dopo diminuzione, non avremo sul ferro solamente tre maglie da lavorare. Sono finalmente arrivata ad ottenere tre maglie lavorando le quattro ripetizioni con le diminuzioni. Ora non ci resta che voltare il lavoro sul rovescio . Passiamo come al solito la prima maglia senza lavorarla, con il filo davanti, e continuiamo con le altre due maglie lavorandole sempre a rovescio. Torniamo sul diritto del lavoro e chiudiamo le maglie . Lavoriamo la prima a diritto, la seconda a diritto, accavalliamo di nuovo, lavoriamo a diritto l'ultima maglia, accavalliamo per l'ultima volta e possiamo così fermare il filo avendo completato il nostro scialle. Ora io non taglio il filo perché vorrei fare un piccolo bordo di rifinitura utilizzando sempre lo stesso gomitolo, quindi non faccio altro che passare il gomitolo all'interno della maglia allargata, l'ultima maglia, tiriamo il filo e stringiamo, così lo fermiamo per bene. Questo tipo di scialle ha una forma a diamante, come dice la creatrice di questo modello. Vedete, questa è la parte superiore centrale e questa è la parte inferiore. Quindi abbiamo questa forma che si crea nel momento in cui dai ferri con gli aumenti passiamo a quelle con le diminuzioni. Dopodiché lo scialle lo potrete indossare in qualsiasi maniera preferite. La bellezza di questo scialle, dato anche dal nostro filato, questo che abbiamo utilizzato, perché è morbidissimo veramente. Immaginatelo drappeggiato sui fianchi durante una giornata in spiaggia.
con questo suo traforo freschissimo. Se invece vogliamo fare un bordo con l'uncinetto, inseriamo lo stesso, io sto usando un uncinetto da 4 mm, nell'ultima maglia che abbiamo chiusa e facciamo 8 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Voltiamo il lavoro e quindi andiamo a lavorare sulla parte dove la punta è più delineata, quindi la parte inferiore dello scialle. Saltiamo un occhiello e in quello successivo facciamo una maglia bassa. Di nuovo 8 catenelle. Saltiamo un occhiello e facciamo la maglia bassa nell'occhiello successivo. E così di seguito per tutto la parte inferiore dello scialle. Nel momento in cui arriviamo alla punta dello scialle, vedete, facciamo, allora questa è la punta, facciamo le nostre 8 catenelle, ci inseriamo nell'occhiello della punta e facciamo una maglia bassa. Lavoriamo nuovamente 8 catenelle, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Sempre nello stesso occhiello, scusate, perdo tutto. Sempre nello stesso occhiello, dicevo, facciamo una nuova maglia bassa e abbiamo questa asoletta di catenelle proprio nella parte centrale, nella punta dello scialle. Dopodiché ripartiamo con le nostre 8 catenelle, saltiamo l'occhiello successivo e andiamo a fermarci con una maglia bassa nel secondo occhiello e riprendiamo fin quanto non arriviamo al termine dello scialle. Siamo all'ultimo archetto. Che fermiamo qui la parte iniziale dello scialle. Ecco, passiamo l'uncinetto e facciamo una maglia bassa. Se volete potete terminare lo scialle soltanto con questo giro di archetti, oppure potete continuare come farò io. Siamo nel lato in cui abbiamo finito i nostri archetti di catenelle. Ora passerò al prossimo giro in cui farò dei ventaglietti formati da 12 maglie alte triple. Allora, questo è il punto in cui abbiamo terminato la lavorazione dei nostri archetti di 8 catenelle. Ora facciamo 5 catenelle, 1, 2, 3, 4, 5 e voltiamo il lavoro.
A questo punto facciamo la prima maglia alta tripla, quindi 1, 2, 3 gettate sull'uncinetto, passiamo intorno alle catenelle e lavoriamo il primo passaggio, il secondo, il terzo e il quarto. Facciamo altre 10 maglie alte triple, perché contiamo come maglia alta tripla anche le 5 catenelle iniziali che la sostituiscono. Quindi andiamo con la terza, fate attenzione ai fili se si dividono, la quarta, e continuiamo fino ad averne 12 nell'archetto. Abbiamo fatto dunque le nostre 12 maglie alte triple, ora andiamo nell'archetto successivo e facciamo una maglia bassa, prendendoli nella parte centrale, diciamo intorno alla parte centrale. A questo punto di nuovo 3 gettati sull'uncinetto e facciamo nuovamente 12 maglie alte triple nell'archetto successivo. Non dobbiamo far altro che ripetere questa sequenza, ossia un archetto in cui lavoreremo 12 maglie alte triple e l'archetto successivo in cui agganceremo il tutto con una maglia bassa. Arriviamo fino alla punta. Bene, siamo arrivati in punta. Questi sono i 3 archetti che abbiamo prima realizzato con le catenelle sulla punta dello scialle. In pratica ora dobbiamo fare una maglia bassa intorno all'archetto laterale, l'ultimo archetto laterale. Poi c'è quello proprio della punta e qui lavoreremo non 12 ma 15 maglie alte triple, in modo che il ventaglio si allarghi bene da tutti e due i lati. Quindi partiamo con il lavorare le nostre 15 maglie alte triple. Completato il ventaglio da 15 maglie alte triple, ora passiamo all'altro lato del nostro scialle e facciamo la maglia bassa nell'archetto successivo. Ecco qua. Ora, per terminare lo scialle, non resta che tornare a ripetere l'alternanza di ventagli da 12 maglie alte triple con una maglia bassa fino alla fine dello scialle. Allora, sono arrivata alla fine del nostro lato. In pratica mi è rimasto un archetto libero, l'ultimo. Ho fatto l'ultimo ventaglio da 12 maglie alte triple. Adesso fermiamo i punti nel primo, secondo, nella terza catenella, andando all'interno, al suo interno con l'uncinetto e fermando con una maglia bassissima. A questo punto veramente possiamo bloccare il filo, avendo terminato il nostro scialle. Ecco, ora non resta che cucire le codine nascondendole. Anche questo tutorial è terminato. Io vi ringrazio per avermi seguita e ringrazio anche
lo shop Filati Romance per avermi fornito questo splendido filato che è canna da zucchero di Miss Tricot per realizzare questo nuovo tutorial ai ferri. Allora vi auguro buon lavoro e vi rimando al prossimo tutorial. Ciao a tutti da Lilla.